Ricky, dove mi hai portato oggi? Oggi ti ho portato alla mostra di Rodin. E chi è? È uno scultore francese, però se entriamo ne capiamo di più. Ma è famoso, perché sennò... Dovrebbe essere famoso. Vediamo. In questa mostra analizzano le sue opere dal 1864 al 1884. Allora le sai le cose? Lo so. Ma adesso ti chiederò tutto quello che ti viene in mente. E io sarò in silenzio perché non so nulla su di lui. Allora dobbiamo trovare una guida, qualcuno. Il genio non sta solamente nel creare un'opera, bensì nel creare se stesso. Già mi piace sto tipo. Prima abbiamo chiesto un paio di informazioni alla ragazza... La nostra guida che non ci ha voluto seguire e ci ha dato qualche consiglio. Ci ha detto che nella prima sala ci sono alcuni dipinti, giusto? Inediti, sì. E poi invece sopra nella sala quella più bella ci sono tutte le sue sculture, tutte le sculture di quel ventennio lì di cui parlavamo prima, di cui accennavamo. Ricordiamo anche che questa è la mostra più importante mai realizzata in Italia. È l'unica realizzata in Italia per Rodin, giusto? Sì, dedicata esatto. A questo genio. Con tutte queste opere trasferite direttamente dal museo di Rodin. Io vedo solo uomini nudi, Ricky. Va bene a te oggi. Diamo un po' di titoli di opere di Rodin, vai. Un uomo nudo a cavallo. Uomo nudo a cavallo. Cavaliere al galoppo, ma non si vede nulla. Anzi. È un cavaliere di profilo, cioè. Qua c'è il cavaliere. Uomo che trattiene un cavallo bizzarrito. Scusate. Allora, questa è l'opera famosissima di cui ci parlava prima la ragazza, L'uomo dal naso rotto. Ne ha fatte in due versioni, uno in marmo e uno in bronzo. Perché è famosa quest'opera? Io non me lo ricordo più. Te lo dico io, me lo ricordo io perché ho buona memoria. Dice che Rodin in questo caso è stato precursore dei tempi e queste due opere sono state, così se posso definire, rimbalzate dal Salon de Rodin perché erano troppo avanti rispetto ai tempi. In quanto lui aveva fatto proprio questo naso rotto, si può vedere, non so se quell'inquadratura si riesce a vedere, questa sembra un pugile praticamente. Esatto. E gliel'avevano rifiutata in quanto comunque era troppo avanti. Ma cosa ne dici se andiamo nella sala al piano superiore? Pezzo forte sulle sculture. Pezzo forte, andiamo. No. La sala principale. Guarda che bella questa. Già dall'inizio noi avevamo un'idea ben precisa di come presentare questa mostra di Rodin. Ricky, fammi quell'uomo lì, vai. Fai una faccia un po', non devi ridere. Fa un gesto, fa le corna, quasi. Fai la faccia. Guarda verso di me. Perfetto. Ok, lì vedo la scultura più famosa, forse quella che abbiamo visto in tutti i volantini, tutti i manifesti per la città, in giro per la città di Legnano. Il Pensatore, guardate qui quest'opera in marmo, come è ben definita, i muscoli. Muscoli non ci sono, ragazzi, ho sbagliato, quello è il vero Pensatore, eccolo qua. Lo riconoscerete tutti, suppongo. Ho perso Ricky nel frattempo, ah no, eccolo. Continuiamo il nostro percorso all'interno di questa sala con tutte le opere di marmo e ne ho trovata una molto interessante che mi rappresenta appieno, che si chiama L'adolescente disperato. L'adolescente disperato, che sono io. Mettiti in posa, Olga. Olga, leggo qua scritto anche un Camille Claudel e tu che sei acculturata ci spiegherai anche chi era questa Camille Claudel. Esatto, io che sono espertissima di gossip, come dicevo prima, Camille Claudel è l'amante di Auguste Rodin. Dicevamo prima che l'ha fatta finire addirittura in manicomio e vorrei ricordare che anche lei era una grandissima scultrice e qui anzi vedo che cioè c'è un'altra mostra praticamente che si trova presso la Banca di Legnano in Largo Tosi. Sì. Sabato e domenica chiuso, quindi uno deve andare quando va a pagare i bollettini o qualcosa esatto, del genere. Arte ed Eros, fotografie di Bruno Cattani. Vietata minore di 18 anni, tra l'altro. Sicuramente. Quest'opera si chiama Ugolino e i suoi figli. 1882. Ci vuoi dire qualcosa? Ma così, la prima cosa che mi viene in mente è Dante, l'inferno. E a proposito di Dante, inferno e della porta dell'inferno, cosa sappiamo di Rodin? Sappiamo che è una delle opere più grandi che
cercava di realizzare, ma che non ho mai finito. Esatto. Mi soffermerei un po' sulla storia del conte Ugolino e dei suoi figli. Sì. Qui si vede benissimo che se li sta mangiando. E tu ti ricordi perché? Probabilmente aveva fame. Ok, può andare, dai. Si rifà come ispirazione all'Inferno di Dante e studiando un po' Rodin sicuramente ho visto che si tratta, ci sono 11 bassorilievi fatti in marmo mi pare, mai terminati, che diventeranno una sorta di serbatoio creativo per Rodin, cioè da questi bassorilievi che lui ha fatto per completare la porta dell'inferno in realtà gli è venuto fuori la scultura del bacio, la scultura mi sembra del conte Ugolino, i suoi figli che abbiamo visto prima, che devono far parte di questa porta, che poi in realtà ha fatto delle opere a sé stanti anche. Giusto. Sono allibito dalla tua cultura. Olga. Ti ringrazio. E in più, caro Ricky, ti volevo dire che prima abbiamo citato il conte Ugolino, e fin qui ci siamo, Dante, tutti sì. Lo sapete. E secondo poi parlano addirittura anche di Paolo e Francesca, sai dirmi chi sono? No, io conosco Paolo e Chiara. Paolo e Chiara sono bravissime anche loro. Invece Paolo e Francesca erano due, sono gli eterni innamorati. Allora Ricky, il nostro giro per la mostra di Rodin è terminato. Ricordiamo sì. Ai nostri amici legnanesi di venire a vedere questa fantastica mostra che al dura fino al 15 marzo. Fino al 20 di marzo. 20 marzo, costa 9 euro, poi ci sono prezzo ridotto di 6 euro. E vorremmo ricordare soprattutto a tutti, visto che sono stati investiti un bel po' di soldi, quanti Ricky per l'esattezza? 300.000 euro dal comune di Legnano. Fonti attendibili le nostre, giusto? Attendibilissime. Esatto. Ricordiamo di venire a vederla. Esatto, merita sicuramente. In un periodo di tagli alla cultura è sicuramente un'iniziativa importante. Per oggi è tutto. Da Olga. E Ricky. Ciao.